Alan Pascuzzi, nato a Rochester, negli Stati Uniti d'America, classe 1969. Ultimo figlio di una famiglia di artisti, i cui zii erano scultori, la mamma e la sorella pittrici ed un fratello regista. Ha studiato belle arti e storia dell'arte al Nazareth College of Rochester a New York e si è laureato summa cum laude nel 1991. Ha inoltre completato la specializzazione nel 1993 nell'arte rinascimentale al Syracuse University a Firenze e proprio a Firenze ha iniziato uno studio intenso e approfondito sulle tecniche dei grandi maestri rinascimentali. Noi lo abbiamo intervistato a Firenze nel suo atelier, proprio per Totapulcra. Tu sei, Alan, l'ultimo figlio di una famiglia di artisti, sì. Come ho anticipato. I tuoi zii sono scultori, tua mamma e tua sorella pittrici e tuo fratello regista. Quanto ha influito questo sulla tua formazione artistica e cosa ti ha spinto a studiare a Firenze e a riflettere sull'arte rinascimentale? La famiglia per me era importantissima. Io sono cresciuto guardando mia mamma dipingere durante il giorno. La loro passione, la loro capacità per me era una guida sempre. Per quanto riguarda la storia dell'arte, l'arte rinascimentale, era la mia prima professoressa della storia dell'arte al college. Era la suora Sister Magdalene Barreau, che mi ha aperto un mondo intero del Rinascimento che non ho mai smesso di cercare di amare. E si vede, perché nelle tue opere appare proprio questo, cioè appare l'amore proprio nella materia, secondo me. La seconda domanda che volevo porti è un pochino più tecnica. Nel De Prospettiva Pingenti di Piero della Francesca erano fondamentali il disegno, cioè il come dipingere le figure, il coloro, in volgare, cioè come colorarle, e la commensuratio, ovvero come disporre le figure nello spazio. Quali sono per te dunque i segreti di una buona figurazione e soprattutto quali tecniche artistiche prediligi? Ma il disegno è tutto. Cioè, anche Michelangelo disse a uno studente: disegna Antonio, disegna, non perdere tempo. E senza disegno non puoi fare niente, devi avere il disegno, devi avere le forme in testa. Quindi per me la composizione perfetta inizia nel sapere come disegnare, anche i piccoli dettagli. Per quanto riguarda le tecniche artistiche, preferisco non appoggiarmi a queste tecniche, ma di sapere la materia da fino in fondo. Quindi per me il disegno, la figura, la natura, la luce, tutto, sapendo tutte queste cose, capendo queste cose, la composizione giusta viene fuori perché c'è la giusta sensibilità. Il tuo è un lavoro nel quale le finitezze del disegno, prettamente accademico, si prestano a descrivere molto bene i dettagli anatomici e soprattutto le emozioni nei volti e l'intensità dei gesti. Tutto ciò quindi realizza bellezza, potremmo dire. Questo è molto importante. Soprattutto, qual è il rapporto secondo te che esiste fra corpo e bellezza nell'arte? Ma la mia formazione come storico d'arte, ho studiato il concetto della bellezza anche del corpo. I greci erano i primi a mettere o rappresentare il corpo perfetto come una cosa divina. Poi dopo è subentrato tante altre cose, il corpo che rappresenta il peccato originale. Però anche Giovanni Paolo II, santo, Giovanni Paolo II, disse che il corpo umano è una creazione di Dio, infatti rappresenta la divinità. Per me il corpo umano è la bellezza, c'è un rapporto strettissimo
E anche Michelangelo usava il corpo come una modo per rappresentare il suo concetto di bellezza e cerco di fare lo stesso. A proposito appunto di arte e cristianità, l'arte sacra e cristiana ha sempre accompagnato il fedele nella sua formazione e lo ha incentivato al raccoglimento, ovviamente. Questo è importante. E quanto è invece è importante oggi di parlare di arte sacra? Io credo che sia molto importante perché storicamente l'arte ha attirato i fedeli a pregare, a una devozione più alta, più intensa. Purtroppo, e non voglio criticare altri, però molti artisti hanno messo il loro stile fra il fedele e il concetto divino. Io cerco di fare questo rapporto stretto, anche io non sono importante in realtà, cioè voglio creare cose che dimostrano la bellezza, la divinità e quindi l'arte sacra è sempre importante e bisogna anche ricreare questo rapporto stretto, secondo certo, me. E divulgarlo anche il più possibile, certo, ovviamente. Certo, sì. Da artista italo-americano, innamorato del Rinascimento, come vedi il rapporto fra italiani e arte? Ma per me la mentalità italiana è creativa, nel senso che non si può staccare l'arte dall'Italia, storicamente. E per me c'è questa voglia nella DNA italiana di creare bellezza, di apprezzare la bellezza. E infatti lo vedo in tutto, nella cucina, nella moda, e anche nelle macchine, e tutto. Quindi è unico e questa è una cosa bellezza. Infatti è la mia musa ispiratrice. Ovunque vada, cioè nel senso c'è sempre qualche cosa. Quindi è molto stretta. La mentalità italiana è di creare bellezza. Ed è bello anche che tu abbia avuto questo rapporto con l'Italia, molto sincero, molto intimo, sì. Legato ovviamente alla bellezza. Forse è questo il vero senso del Made in Italy, sì, potremmo sì. Dire. Quali altri grandiosi progetti hai per il futuro? Ma spero di realizzare una serie di sculture di piccole dimensioni dei papi, dei grandi papi. E quello sarebbe un sogno di realizzarlo fino in fondo. Poi anche ho altre idee per altre Madonne, per dare anche altri aspetti o dimostrare altri aspetti di questo amore universale. Benissimo, grazie Alan.